lascio la città di Arezzo che non conoscevo e ho avuto la possibilità di conoscere in questi 3 anni con un po' di tristezza, ringraziando anche tramite voi tutta la provincia per come sono stato accolto, per come mi sono sentito aretino in questi 3 anni, e chiaramente porterò la città e la provincia con me, farà parte del mio bagaglio professionale ma soprattutto umano. Il colonnello Vincenzo Francese lascia l'incarico da comandante provinciale di Arezzo, un passaggio già previsto per la scadenza del suo mandato che arriva dopo 3 anni complessi segnati dalla pandemia. Certamente la primissima fase, parlo chiaramente del fine febbraio, primi giorni di marzo del 2020, della pandemia, è stato un momento particolare e anche di smarrimento perché era un momento in cui veramente c'era una forte incertezza, c'era una forte carica, una forte tensione. Noi che abbiamo il dovere come istituzioni di stare vicino ai cittadini, di aiutarli, di sostenerli, anche noi avevamo delle difficoltà obiettive perché era veramente un'emergenza completamente nuova di fronte alla quale forse non eravamo ancora esattamente consci di come affrontarla, soprattutto nella prima fase. Il colonnello Vincenzo Francese sarà destinato al ruolo di capo ufficio addestramento del comando delle scuole dell'Arma a Roma. Che è il comando di vertice con competenza su tutto il territorio nazionale, quindi che sovrintende alle attività di tutte le scuole dell'Arma e quindi andrò ad occuparmi di addestramento in senso ampio, quindi formazione, aggiornamento e specializzazione per tutti i militari dell'Arma. Quindi avrò un po' di responsabilità nelle nuove leve che arriveranno anche ad Arezzo. Nei prossimi giorni arriverà alla guida del comando provinciale di Arezzo il colonnello Claudio Rubertà.